20 anni di Harry Potter, solo un romanzo per ragazzi o qualcosa di più? Ma sicuramente ormai a 20 anni dalla sua nascita Harry Potter è un classico. Lo si era adombrato già negli anni passati, ma oggi questa è una conferma. Quando 500 milioni di lettori in tutto il mondo seguono e si lasciano segnare nell'immaginario di una saga, avviene qualche cosa che non può essere liquidato come letteratura per ragazzi. Harry Potter forse è nato così, il primo volume poteva apparire tale, ma poi si è visto che ha una complessità simbolica, stilistica e di costruzione del mondo che lo mette alla pari con grandi classici contemporanei. Non a caso abbiamo visto che la nuova edizione è stata curata da qualcuno come Stefano Bartezzaghi e questo oggi ci dice che siamo di fronte a un'opera di straordinaria complessità che ha molto da dirci, non solo in termini, come si potrebbe pensare, di evasione in un mondo fantastico, ma parla proprio di noi, del nostro mondo e di tematiche che ci segnano. Quindi in questo senso è un'opera davvero che sa interpretare al meglio il proprio tempo. E che cosa c'entra Harry Potter con la filosofia? Ma in termini crociani diremmo non c'entra nulla, perché si diceva appunto che la letteratura per ragazzi non era degna di essere interrogata. In realtà se la filosofia è, come diceva Hegel, il proprio tempo appreso col pensiero, è inevitabile misurarsi con un'opera che ha avuto questo impatto e che è anche di straordinaria importanza dal punto di vista della qualità estetica. La Rowling ha vinto il premio James Joyce per la letteratura, quindi siamo di fronte a riconoscimenti importanti, e poi anche per il fatto che molto spesso oggi la letteratura, più di quanto non facciano i saggi filosofici, sa intercettare la complessità della realtà. Quindi misurarsi, per quanto mi riguarda, con un'opera letteraria come quella della Rowling è un'operazione assolutamente legittima, come in passato filosofi si sono misurati con Dostoevskij o con opere letterarie di altro tipo. Nel suo libro la filosofia di Harry Potter lascia ampio spazio ai temi etici. Che cosa c'entrano con Harry Potter? In apparenza una saga fantasy non c'entra nulla con questo. In realtà già uno studioso come Frederick Jameson in anni passati disse che il fantasy si occupa fondamentalmente di etica, in quanto mette in scena una contrapposizione tra valori che incarnerebbero polarità come il bene e il male. La Rowling fa un passo innanzi rispetto al fantasy classico, complica la scena e si occupa di tematiche etico-politiche che sono all'ordine del giorno. Tutta l'ascesa del male dei Mangiamorte con Voldemort è ricalcata sulla ascesa del nazismo in Europa ed è ricalcata in termini davvero precisi. La distinzione tra maghi puro sangue, mezzo sangue e babbani, lo dichiara la stessa Rowling, è rifatta a partire dalle leggi di Norimberga. Quindi ci mostra come questo universo fantastico si misuri con tematiche storiche di grande rilevanza e mostra come la risposta a questa sfida, che non è una sfida passata ma è una sfida che fa tremare i polsi ancora al nostro tempo, avvenga sul piano etico. Sono dei ragazzini che si confrontano con il male radicale. Questi ragazzini alla fine riescono a sventarlo per virtù come il coraggio, nel senso di capacità di fare la cosa giusta nel momento opportuno. In fondo l'etica è questo e nella saga emerge non semplicemente richiamarsi a chissà quali valori o chissà quali norme. In fondo anche un criminale di guerra come Eichmann diceva io ho obbedito alle leggi. In alcuni contesti la capacità etica, la forza etica sta nella possibilità di scegliere, dice Silente, il personaggio chiave della saga, tra ciò che è giusto e ciò che è facile. In certi momenti bisogna fare qualcosa di più di ciò che è semplicemente facile e per cui noi cerchiamo il tornaconto personale, ma provare a fare la cosa giusta. È la cosa più difficile che ci sia, ma è la cosa a cui siamo chiamati di fronte alle sfide così terribili come sono state in passato quella del nazismo, ma nel nostro tempo quella ad esempio dell'esclusione dell'altro. Se c'è un tema portante in questa saga è guardate che l'etica e il rapporto con l'altro sono difficili. Molto spesso noi, per anche quelli che hanno le migliori intenzioni, dicono no, il rapporto con l'altro è bello, quindi dobbiamo andare incontro all'altro, ma non sempre è così, il rapporto con l'altro è difficile, è la cosa più difficile che ci sia, quindi l'etica è la capacità di costruire un rapporto con l'altro pur nella sua alterità e diversità. Andando oltre quello che è il buonismo. Il buonismo è minaccioso, il buonismo è pericoloso perché non serve, perché da un lato ti illude che sia facile il rapporto con l'altro, poi nel momento in cui allora la questione si pone davvero e l'altro non sarà mai così bello come ce lo tratteggia il paradigma buonista, allora l'altro viene rifiutato. In realtà al punto non si tratta di fare la caricatura dell'altro come semplicemente grande occasione di arricchimento, l'altro può essere anche problema, l'altro fa problema.
E allora l'etica però sta proprio in questo, altrimenti non avremmo bisogno di nessuna etica se l'altro non facesse problema. Misurarsi con l'altro quando è questo. Nella saga vediamo che ci sono questi giovani maghetti che hanno come amico un mezzo gigante che crea grossissimi problemi, o un elfo come Dobby che crea grossissimi problemi a Harry Potter. Ecco, misurarsi con l'alterità è prendere le misure di un compito altamente difficile, ma la costruzione di una comunità democratica è questo. Qual è il personaggio della saga che la intriga di più filosoficamente parlando? Ma filosoficamente parlando, lo dichiaro nel mio libro, la saga ha tantissimi personaggi integranti, ma quello che amo di più è Piton. Severus Piton è un personaggio che si presenta come complesso e anche con profondi tratti negativi, ma alla fine si disvela come il personaggio che resta fedele alla dimensione amorosa, perché c'è un altro tema in questa saga che è quello dell'amore, che si conserva come un punto di eternità nel tempo anche nei frangenti più complessi e difficili. Piton, che alla fine della saga dichiara di essere rimasto sempre con il suo animo legato alla madre di Harry Potter, Lily, è una figura secondo me di straordinaria bellezza e potenza.